Bentrovati a Momento Giallo. In questa occasione desidero parlarvi di un autore che per me non è un maestro, non è neanche un professore, di più. Per me è il massimo dei massimi, Umberto Eco. È appena stato pubblicato il suo ultimo romanzo, Numero Zero, che è un giallo sì e un giallo no, ma che comunque mi dà l'occasione per parlare di questa grandissima persona, non solo sul panorama intellettuale italiano, ma oserei dire mondiale. Umberto Eco ha un posto speciale, privilegiato nella storia del giallo italiano. Infatti lui, il super intellettuale, il grande saggio, filosofo, semiologo, nel 1980 scrive il suo primo libro di narrativa, il suo primo romanzo, ed è un giallo. Il nome della rosa. Un libro che è stato stampato per una vendita, si presumeva, di 30.000 copie e che invece ha avuto un successo planetario. È stato tradotto in più di 100 lingue, milioni di copie. È un libro che gli ha cambiato anche la vita. Io confesso che avevo visto, avevo conosciuto, incontrato Umberto Eco 40 anni fa ad Urbino. C'erano i corsi di semiologia presso l'Università di Urbino organizzati da Carlo Bo. E per me è stata una rivelazione assoluta. Lui, giovanissimo, studioso, uno che sapeva tantissime cose, uno che ti citava Roland Barthes, poi Flash Gordon, Tommaso d'Aquino, e poi andava su l'ultimo romanzo di Viala. Insomma, aveva un sapere sterminato e soprattutto sapeva collegare queste nozioni così diverse. Lui è davvero un intellettuale straordinario, uno di quelli che ci fa esclamare regolarmente nel mese di ottobre: ah, non hanno dato il Nobel a Eco, hanno perso un'altra occasione, hanno perso un altro anno. Tornando alla mia conoscenza di Urbino, ricordo che c'erano dei personaggi fantastici, c'erano dei grandi saggi, c'era Cesare Segre, Maria Corti, c'era Lyotard, insomma c'era dell'intelligenza europea e ci si trovava per semiologia. Umberto Eco non aveva ancora pubblicato Il nome della rosa, aveva appena pubblicato La struttura assente e preannunciava un libro a cui teneva tantissimo lui, ed era Il trattato di semiotica generale. Però è meglio non divagare sul grande saggio di Alessandra e parliamo del suo ultimo romanzo. Numero Zero è la storia di una redazione che è stata coinvolta, implicata, per inventare delle notizie completamente false. Qualcuno penserà a dei riferimenti al metodo chiamato Boffo che abbiamo conosciuto in Italia. Sì, c'è questo, però non c'è solo questo, c'è la razionalità pura del semiologo di Umberto Eco che esce. Ci sono i giochi sull'interpretazione. Va detto che nelle sue lezioni americane Eco ha dedicato parecchie delle sue energie al labirinto delle interpretazioni, ma poi ci sono soprattutto dei divertissement. A un certo momento, per esempio, fa credere che Mussolini non è stato impiccato a Piazzale Loreto, ma era un suo sosia. Insomma, è avvincente come sempre, ironico e giusto, si sorride e si pensa. Il libro di Umberto Eco è godibilissimo. E poi, qui voglio tradire una delle regole che era quella del non rivelare lo spoiler, quindi il finale è un finale che è da giallo. Perché? Perché il romanzo finisce improvvisamente, tutto d'un tratto, come se l'autore fosse stato chiamato da una grandissima impellenza. Così, magari anche casualmente. Forse mi ci vorrà una seconda lettura, una rilettura di questo libro per capire, per collegare questo finale. Però devo dire che le ore passate con Eco sono state delle bellissime ore, come al solito con lui. In questa puntata ho terminato, vi ringrazio per l'attenzione, leggere non è mai tempo perso, anzi oserei aggiungere che con Eco è tutto tempo guadagnato. Grazie mille e ci vediamo alla prossima.